Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche in questa puntatona dal colore di retrocomputing parleremo invece dei Tower G3 della Apple. La generazione G3 dei microprocessori poggia per intero sul BPC750 in vari MHz di clock. La Apple ha prodotto vari tipi di Tower e mini Tower Macintosh, ossia macchine ad architettura aperta. Sono tutte ottime macchine, veloci, efficienti, silenziose e soprattutto non scaldano, a differenza dei G4 e dei G5. Certo, la frequenza di clock dei G3 è molto più bassa, ma nel complesso sono ancora macchine adoperabili per fare retrocomputing. Questo breve podcast è dedicato a puntualizzare alcune informazioni che potrebbero essere utili a qualche appassionato di retrocomputing che potrebbe essere interessato a pescare in questo grande segmento delle G3 per collezionare alcuni tower o mini tower. Allora, nonostante si chiami Power Mac 6005, nonostante abbia un case tower, nonostante trasmetta una sensazione di solidità e potenza, il vecchio Power Mac 6005 è in realtà un performa, cioè in sostanza non è un G3, ma è motorizzato da un PPC603E. Dovete sapere che questa CPU è molto meno efficiente di un PPC604 o un PPC604E di pari generazione, quindi il Power Mac 6005 è un G2 e non è un G3. Inoltre il PPC603E è largamente inferiore alla generazione appunto dei G3 e il PPC750, anche se dovesse avere un clock superiore. Detta in soldoni, il Power Mac 6005 è inferiore ad un iMac oppure ad un ebook. Quindi, a meno che non lo consideriate come computer da collezione per il G2, il Power Mac 6005 non è un G3. I dettagli li potete trovare in descrizione sul sito Every Mac. I mini Tower beige, quanto i Tower blue and white, sono tra gli ultimi G3 Tower prodotti da Apple. Sono macchine che, pur avendo un case apparentemente diverso come colore, in realtà il case interno è identico, ingegnerizzato nello stesso modo. Anche la motherboard è quasi, diciamo, identica, a parte per il fatto che alcune versioni di blue and white hanno un bus più elevato, la frequenza di bus di clock più elevata. Cambiano appunto le frequenze di clock sia della scheda madre che soprattutto dei microprocessori, oltre al fatto che ci sono molte altre differenze come spinotti. In particolar modo il G3 beige ha un disk drive da 1.44, mentre il Tower blue and white non ha proprio il disk drive da 1.44. Il G3 beige ha la SCSI, la buona e vecchia SCSI, mentre il Tower blue and white ha solo la firmware, niente SCSI. Il G3 beige ha tastiere e mouse ADB Macintosh, mentre il Tower blue ha periferiche USB. Il G3 beige ha di serie una presa Ethernet RJ45 nella vecchia versione da 10 megabit, invece il Tower blue and white ha una presa Ethernet da sempre RJ45 ma da 100 megabit. Il G3 beige non ha prese USB. Il Tower blue and white invece ha prese USB. Il G3 beige ha prese audio e video per l'importazione e l'esportazione, mentre il Tower blue and white no. Per il resto entrambi hanno slot PCI dove si digeriscono senza fare obiezioni schede di rete Ethernet con chipset 8139 da 100 megabit. Entrambi digeriscono senza fare obiezioni le vecchie RAM PC100, entrambi digeriscono senza fare obiezioni hard disk IDE e ATA. Quindi,
mentre il vecchio G3 Beige è un mini tower G3 che si integra bene in una collezione di retrocomputing dove già ci sono Macintosh più vecchiotti con ZP SCSI, una rete Ethernet non troppo veloce oppure una vecchissima local tag, mentre il G3 Blue and White non ha drive da 1.44, non ha la tradizionale presa SCSI, non ha nemmeno, diciamo, le periferiche ADB ma solo USB, quindi per quanto riguarda mouse e tastiera. In generale il vecchio G3 Blue and White, pur essendo una macchina vecchia come il G3 Beige AV, in realtà il G3 Blue and White si inserisce meglio in un contesto di retrocomputing con macchine G4 e G5. Un saluto, ciao, alla prossima!